Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. In studio come oggi c'è Luigi Balduini. Buonasera. Aranghi ridotti, senza Max Cocchi influenzato e senza Valletta, che mi combini? Oggi siamo messi così. Secondo me la finale di Coppa Italia di A2, un po' quello che è successo alla Virtus ieri, ha creato delle ferite, profonde. E aspettiamo anche i vostri messaggi 345-5690-682. Luigi, intanto una notizia, la prima, che interessa Trapani, ma interessa il pubblico della pallacanestro italiana e anche della Fortitudo, perché pare che proprio Repesa sia il futuro allenatore di Trapani. Allora, c'è un po' un ping pong fra la prima scelta sarebbe Repesha, okay. La seconda è Diana. Repesha però deve avere dei nulla osta dalla federazione croata e quindi se questi nulla osta tardano troppo a venire probabilmente potrebbe essere il papabile, potrebbe essere Diana. Comunque la prima scelta potrebbe essere una questione di ore o di pochi giorni. Potrebbe essere Repesha. Abbiamo avuto trovato ospite nella puntata precedente per fare l'anteprima della partita e poi la finale si è sviluppata in maniera incredibile con Forlì vincente. Le favorite probabilmente erano proprio Trapani e Cantù e alla fine finale Fortitudo. Nessuno avrebbe immaginato che Fortitudo dava 30 punti, no. Anche perché ha tirato con il 60% da tre quasi nella partita contro Trapani, mentre invece ha fatto 2 su 30 nella partita. Poi è vero che mancava un tiratore come Radori, è vero che Freeman si è infortunato, c'è stato un gigantesco Fantinelli, per me è stato veramente, se non avesse, e il problema è che danno l'MVP a chi vince, ma se no, secondo me, l'eroe vero di questa partita è stato Fantinelli. Arrivano già dei messaggi, ovviamente parliamo tanto anche di Virtus, perché la Virtus andrà a giocare domani a Kaunas alle 19, lo farà senza Hackett e senza Cordinier. Distorsione alla caviglia per Cordinier, quindi un'assenza importante, è una Virtus in innegabile difficoltà. Poi sentiremo anche i banchi, ma adesso un po' di messaggi. È frustrante vedere spesso la F dominare per 30 minuti e poi l'ultimo quarto fisiologicamente non averne più, è logorante. Anche se non penso che questo sia stato il caso. Io, che tu sai che l'ho sempre detto, che il quarto-quarto è fatale a questa Fortitudo per via di come viene utilizzata poco la panchina, però la panchina questa volta è stata utilizzata. Devo dire che Kaya è stato magistrale nella prima partita, però quando ti manca, ripeto, questa Fortitudo si fonda su 4 giocatori di cui non può fare a meno: Fantinelli, Aradori, due americani. Se te ne manca uno è un discorso, ma il vero tracollo è stato nel quarto quarto, quando non prendevano più i rimbalzi perché Freeman era stato praticamente sfregiato da Cinciarini. Dopo arriviamo su questo infortunio, perché anzi ci andiamo subito. Qualcuno ha detto l'ha fatta apposta, io non credo, no. Perché Cinciarini è un serio professionista, ha giocato anche in Fortitudo, farà ovviamente il suo per vincere sempre, però non voglio pensare mai che faccia una cosa del genere. Io peraltro vedo la cosa anche abbastanza, per carità, infortunio evidente, ma non vedo la volontà, non voglio pensare sia mai la volontà da parte di un professionista. Se la regia magari torna indietro e ci fa rivedere quel proprio quel momento si riesce in cui a vedere, per curiosità. Lo rifanno anche vedere nella cronaca. Allora, vediamo un attimo. Se è visibile, c'è quell'azione precedente in cui c'è il colpo che subisce proprio Freeman. Se si riuscisse a vedere piano piano, lo chiedo alla regia, per quanto possibile, sarebbe sicuramente un motivo di discussione, perché qualcuno l'ha detto. Vediamo un po'. Qui non vediamo ancora, adesso la regia farà i miracoli, abbiamo veramente improvvisato, sì. Però visto che abbiamo proprio quel frame potrebbe essere interessante fare una considerazione. Io ribadisco, credo nell'assoluta correttezza del giocatore, per carità. Ecco qua, penetrazione, ma io francamente... E cadendo con la mano destra da come... un colpo... Io non vedo, perdonatemi... No, vedi, qua si vede meglio... Eccoci qua, va su, scende. Allora, a mio parere, nella peggiore delle ipotesi,
sì, c'è il colpetto sul volto del giocatore scendendo col braccio, ma nessuna volontà di andare con un dito nell'occhio del giocatore stesso. Assolutamente. Io non riesco a vedere la volontà, no, ma non sta neanche guardando il giocatore praticamente. Io proprio onestamente non ho problemi a rivederlo, sono pronto a raccogliere le vostre valutazioni al di là delle professionalità, della professionalità del Cincia. Cioè, sinceramente, sì, abbassa il braccio, può essere protettivo, può essere un fatto di coordinamento, può essere tutto quello che volete, ma l'idea che lui abbassi il braccio per andare con un dito nell'occhio dell'avversario, onestamente io non lo penso mai, questo ve lo dico con onestà, ma ovviamente raccolgo anche le vostre opinioni. Qua abbiamo un messaggio: Cincerini ha volutamente colpito lo sbraccio, non è naturale per l'azione fatta, infatti Cincia non si preoccupa minimamente di accertarsi dopo come stava, stesso mio pensiero di Tedeschi, prendo atto assolutamente di quello che dici. Io non ti voglio dire che lui non abbia sbracciato in maniera magari un po' innaturale, ok? Nel chiudere la penetrazione, poi è ovvio che non è che va dentro e schiaccia, anche 41 anni ormai a giugno, però voglio dire, nell'andare dentro, io non credo mai che questo sbracciare sia finalizzato a dare un'unghiata nell'occhio di un giocatore, cioè... Francamente, metti anche che tu sbracci un po', sì, se anche lo sfiori nel volto, ma dire adesso io entro con un'unghia in un occhio e lo metto fuori dalla partita, non è secondo me quello... Dovrebbe essere un ninja per riuscire a fare una cosa del genere volutamente. Poi, che magari abbia voluto sbracciare un po', da lì non si vede neanche particolarmente. Parliamoci chiaro, se Freeman non si fa quello che si è fatto e non rimane fuori tornava dalla partita, in campo. Di questo infortunio non parliamo nemmeno. Assolutamente. Di questa azione, di questa sbracciata non parliamo nemmeno. Esatto. È una delle mille che vedi nella partita. Esatto, esatto. Io ribadisco, so che ci seguono tanti amici di Forlì, tanti della Fortitudo, qui non stiamo discutendo di chi ha vinto, chi non ha vinto, qui parliamo della professionalità di una persona, della volontà di ledere un collega in questa maniera. Io non vedo questo, vedo che il braccio viene abbassato, vedo che possiamo discutere un attimo se il movimento sia naturale, ma non credo nella volontarietà di tirare una ditata in un occhio a Freeman. Ecco, questo è quello che sto dicendo, semplicemente questo. Ancora, è stato furbo, dice Paolo, poi magari prendo atto della tua opinione. Io vedo che il braccio viene abbassato, a parte che probabilmente è anche abbastanza normale, ma da qui a un dito in un occhio volontariamente, boh, io ragazzi non ci credo, ve lo dico sinceramente. Certo che Cincerini ieri sera ha fatto apposta colpire Freeman, partita falsata, senza gli assenti avrebbe fatto la fine di Trapani, Forlì, dice Paolo. Questo è un altro discorso. Questa è una considerazione tecnica. Se c'era Freeman, per come si era messa la partita, forse la Fortitudo avrebbe vinto. Allora facciamo un altro discorso. Ma da qua che Cincerini nell'abbassare questo braccio, ma ti dirò io, guarda, ecco, vedi qua, va dentro, abbassa il braccio, colpisce il volto, ma anche da causare un danno del genere, cioè da pensare che entri con un dito nell'occhio e dici così lo metto fuori gioco, con è anche molto complicato. Con un'unghia che lui in effetti comunque l'unghia tu del mi hai detto mignolo, che l'unghia è lunga, non ho controllato. L'unghia del mignolo io gliela vidi quando giocava qua in Fortitudo, gliela vidi un po' lunga, sai, modello siculo? Sì, 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 quelle cose. Io, lui ha questa unghia un po' lunga, però non penso che sia fatta per dress to kill. Per andare nell'occhio di Freeman, esatto, in finale. Io mi ricordo che gliela notai, però non voglio dire che lui la usi come coltello, anche perché il vero problema era il taglio della palpebra, sì, ieri. Cioè non è un dito in un occhio in cui, come dici tu giustamente, tu torni sano dopo 30 secondi e un impacco. Lì proprio gli è stata recisa la palpebra, quindi lui non poteva neanche aprire l'occhio. Sembrava Rocky Balboa. E poi dicevano, Apollo Creed. Sembrava che avesse dei capogiri, che gli desse fastidio stare in piedi, per questo l'hanno accompagnato. Quindi non vorrei che ci fosse una lesione alla retina. No, io ovviamente, intanto auguriamo il meglio a Freeman, questo è evidente, ma assolutamente. Però, cioè, se un giocatore pensasse
di dire tengo l'unghia lunga, vado in penetrazione, scendo così, come una quando sciabola, scendo sbraccio e vado, ma scusate, scusatemi la battuta volutamente di cattivo gusto, ma anche il mostro di Firenze, cioè voglio dire, arriva un chirurgo, no. Dai. Ma poi conoscendo Cinciarini, Cinciarini è un grande lottatore, un grande guerriero, ma non è una persona che vorrebbe fare un danno di questo tipo a un competitor. Ma è anche poi difficile tecnicamente, secondo me, prepararti un danno del genere. Cioè, se tu dici adesso io vado in penetrazione, mi preoccupo di fare canestro e quando scendo devi essere so che fermo lungo, e so che entro lì preciso sulla palpebra e lo metto fuori gioco. Ma no. Madonna, ragazzi, guarda, un chirurgo. Guarda, a mio figlio che faceva Thai box, sì, e che ancora va sempre avanti, dopo aver fatto non so quanti incontri, aver preso cazzotti in faccia 500 volte, averne dati altrettanti, anzi, ha fatto un passo indietro prima di entrare nei pro, perché era campione cadetto italiano, e nonostante ciò lui ha preso un colpo in un allenamento da un suo amico, dopo aver fatto incontri con i peggiori, con le facce, certo, peggiori che tu puoi vedere in Italia, questo in allenamento gli ha dato un colpo, neanche forte, all'occhio, lui ha cominciato a non vedere nulla, si è dovuto operare perché è l'orbitale, certo, e non può più tornare. Allora, ne arrivano ancora tantissimi di messaggi, a ogni modo voglio Forlì nei playoff, Forlì non deve salire, due innesti li prendiamo a calci nel sedere, dice Paolo. Beh, premesso che ieri già così, già anche, cioè, senza, se tu Radori, prima ne avevi Radori, già senza Radori tu stavi dominando, la Fortitudo secondo me con Freeman e Radori la diceva quella partita, me ne dava 10. Con tutta l'onestà del caso, ancora ne arrivano una marea sul tema. Ma avete ascoltato Andrea Tedeschi su Freeman? È rimasto fino in ospedale, fino alle 4 di notte per avere un responso. Ancora non a tutt'oggi non vede bene. Ma il danno che è stato causato, per carità, è un danno importante. Noi facciamo più grande in bocca al lupo a Freeman, ma di questo non parliamo neanche. Io sto discutendo, e qui credetemi, lasciate perdere se uno tifa Virtus e uno tifa Fortitudo, peraltro io tifo Virtus, Luigi Fortitudo, e su questa cosa mi pare che la pensiamo uguale, anche perché quando parliamo di un professionista, cioè, fate voi un ragionamento, ma insomma tutti voi avete giocato a basket nelle minors, qui questo braccio viene abbassato forse naturalmente, non vi voglio dire che si protegga, può fare quello che vuole, è un esterno di 40 anni che va in penetrazione contro uno di 10 anni in meno, di colore, di atleticità notevole. Si protegge con il braccio, mi sta benissimo. Io sto discutendo del fatto che volutamente un giocatore entri con un'unghia lunga sulla palpebra dell'avversario dicendo adesso gli taglio la palpebra e lo ferisco in modo tale che lui dopo non possa più giocare questa partita. Io discuto di questo. Assolutamente. Poi io non è che per forza senta Andrea Tedeschi, perché semplicemente a volte vado naturalmente con la trasmissione così com'è. Andrea ha sempre ovviamente ottime informazioni ed è un bravissimo professionista, quindi quello che dice è prezioso, però la mia considerazione esula dal danno che è stato fatto. Io sto parlando della volontarietà, non di un eventuale anche fallo offensivo, quello non mi interessa, ce ne sono mille. Sto parlando della volontarietà di fare questo danno all'avversario. Ecco, io a questo non credo. Assolutamente. Però è un dibattito e ci sta tutto. Adesso ne arrivano talmente tanti di messaggi che volevo andare in pubblicità, ma ve li leggo ancora. Cinciarini non fa movimento naturale mai. Non l'avrà fatto apposta, ma di sicuro l'ha fatto perché gli voleva bene. Freeman è stato a fare l'attacco fino alle 4 e il Cincia non l'ha fumato pari. Come minimo inopportuno il Cincia, dice Lino. Allora, io non so se Cinciarini, che abbiamo provato ad avere anche ospite oggi in trasmissione, ma non ce la faceva perché, insomma, è una giornata, hanno fatto le 5 di mattina, come è normale. Vi dico sinceramente, lo stesso Antimo Martino mi ha chiesto, era con i figli, sapere, ha detto, se Cinciarini si è preso la briga stanotte di mandare un messaggio a Freeman chiedendo, peraltro conosce bene Andrea Tedeschi, dicendo guarda, scusati con il tuo giocatore, mi dispiace moltissimo, dammi il telefono, mi dispiace. Questo non lo posso sapere, magari non lo fa in prima battuta, lo fa in giornata, lo fa, certo, domani. Certo. Mi sembra una bravissima persona e non vedo la volontarietà. Ribadisco qui
stiamo fuori dal discorso Bologna, Virtus, Fortitudo, Forlì, non mi interessa. Io parlo della dinamica e della persona. Ancora, Cinciarini subisce fallo e viene sbilanciato durante il terzo tempo. Per questo motivo con il braccio destro fa un movimento insolito. Freeman è sfortunato a essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, dice Andrea. Ed è francamente quello che penso io. Poi ci chiedono, Aradori come messo? Salterà la prossima trasferta e dovrebbe rientrare nel match successivo. Questo è quello che ci è stato detto. Allora, questo ancora di precisione non si sa, sinceramente, perché perlomeno Tedeschi, con cui ho parlato un'ora fa, mi ha detto che aspettano gli esami finali domani, però esattamente, praticamente, era coinvolto il muscolo del bicipite. E quindi per il movimento fatto poteva o uscirgli la spalla o avere un problema al gomito o il bicipite, e sembra che sia stato il bicipite. Quindi probabilmente con un po' di terapia potrebbe rientrare ad essere... Perfetto. Ancora dicono, non ha mirato all'occhio, ma dare una botta. Ribadisco, Tedeschi ha detto che neanche nel dopo partita si è preoccupato di sapere come sta. Non lo dico io. Prendo atto di quello che ha detto Andrea e mi attendo da una brava persona e un ottimo professionista come Cinciarini un messaggio a Freeman di scuse dicendo ovviamente mi dispiace, non l'ho fatto assolutamente apposta. Questo secondo me è una cosa doverosa. È un fair play. Capisco anche che magari vinci la partita, festeggi 4 di mattina, forse non hai la percezione esatta dell'entità dell'infortunio, cioè per te dal campo hai fatto un danno all'avversario, l'avversario non entra più, ma non sai esattamente che cosa gli hai fatto. Intesa magari l'entità, che comunque non pare drammatica, cioè pare brutta sulla singola partita, certo, ma non nel tempo, puoi dargli un messaggio, certo, ma sto cercando di vedere l'altro lato della medaglia, intendiamoci bene ancora. Ieri i Cinciarini, eh sì, questo è vero, i Cinciarini hanno fatto più danni della grandine, sì, perché Andrea Cinciarini, che peraltro ha raggiunto 2000 assist in Serie A. Fratello minore. Sì, è dell'86, sì. Mentre Daniele è un 83, ha contribuito alla vittoria di Pesaro con la Virtus nel supplementare e appunto Daniele ha steso la Fortitudo. Allora, ne arrivano ancora molti, il tema è effettivamente caldissimo e... mi piace perché francamente è curioso, ma secondo me è molto molto bello. E poi dopo si parlerà anche di Virtus perché qualcuno dice capisco che l'Eurolega dia prestigio, ma finire anche sesti e perdere lo scudetto per un pelo non mi gratifica per niente, dice Franco 55. Ne parleremo. Adesso però qualche consiglio dalla regia e poi torniamo. La cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi.
Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale, indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena. Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Di nuovo in studio con Sport Club, tra poco avremo il nostro ospite, lo sentiremo tra un istante, tornando sulla finale di Coppa di Lega 2, ma adesso ci prepariamo al match con lo Zalgiris. Ovviamente c'è un legame con la sconfitta con Pesaro, perché ha parlato Luca Banchi, allenatore della Virtus Bologna. Sentiamo. Ritrovare un po' di salute, ritrovare un po' di fiducia, un po' di positività. Cosa che inevitabilmente viene a mancare in questi frangenti, quando collezioniamo infortuni che in qualche modo destabilizzano i nostri equilibri, poi arrivano sconfitte come quella di ieri o come quella di Sassari, che certamente non fanno bene al nostro morale. Abbiamo saputo rispondere e cercheremo di farlo, pur gestendo questa situazione di assoluta emergenza, a fronte delle prossime tre durissime gare in trasferta. Resta l'emergenza, cioè Hackett e Dunston come peggiora stanno? Perché Cordinier non partirà, quindi l'infortunio come era previsto, come previsto, si è rivelato importante, o comunque sì, è caduto sulla caviglia, procurandogli questa distorsione con interessamento dei legamenti, quindi dovrà ora cercare di lavorare per accelerare i tempi di recupero, lui come Daniel. Non partiranno per Kaunas. Insomma, andare in questi campi dove dall'arrivo di Trinchieri, tanto per capirsi, hanno perso soltanto una partita in casa, quella abbastanza recente con l'Olympiakos, poi cioè, hanno fatto la festa a squadre come il Panathinaikos, l'Efes, il Fenerbahce, ma prendendo dei ventelli e dei trentelli, non è proprio una passeggiata di salute. Andare lì, giocare con personalità, riuscire a stare nella partita con disciplina, con esecuzione, con
migliore, maggiore presenza fisica. Ieri abbiamo sofferto su tutte le situazioni di rimbalzo, di pallone vagante, sembravano sempre materializzarsi prima di noi su quei palloni che poi alla lunga si sono rivelati decisivi, perché da quelli molto spesso sono nati o dei falli o dei canestri a tre punti su extra passaggi che onestamente una squadra come la nostra non può permettersi di concedere agli avversari. Quindi dovranno essere 40 minuti molto accorti, di grande concentrazione, disciplina, cercando di controllare anche le emozioni, perché quelli sono campi dove il pubblico cerca comunque di esercitare un po' di pressione, al di là di essere capaci di esaltare la squadra di casa. In qualche modo è quello che noi viviamo qui a Bologna, alla Segafredo Arena. Lì, fin dal giorno in cui è stato aperto quell'impianto, ma io che ho avuto il privilegio di giocare anche nel vecchio Palasport di Kaunas, vi garantisco, là c'è un seguito, un'atmosfera molto speciale. Queste le parole di Luca Banchi. Adesso siamo in collegamento con lo definisco l'uomo di riferimento della Lega 2 e parliamo di Stefano Valenti. Ciao Stefano. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Un vero professionista della comunicazione. Allora, vogliamo dire che intanto tu, inteso come tu e tutto lo staff, avete vinto, perché è stata una grandissima manifestazione questa Coppa Italia? Ma non lo so se abbiamo vinto o meno. Per noi la vittoria è chiaramente la gratificazione di vedere che tante delle cose che avevamo pensato siano andate a buon fine, avere la presunzione di vederle tutte a buon fine è eccessivo, perché le variabili che girano attorno a un evento come questo sono veramente infinite, e ce n'è una su tutte che è quella legata ai risultati del campo, che soprattutto nella seconda giornata può dar vita a una giornata di finali piuttosto che a un'altra, a seconda di chi si qualifica, a seconda dei movimenti di pubblico legati, insomma sono veramente tante le variabili. Siamo partiti da Roma in tarda mattinata di oggi, disallestito il Palasport, e la cosa che fa piacere sicuramente sono stati i riconoscimenti di chi ha lavorato con noi, l'apprezzamento per questa conoscenza che poi si fa in tempi abbastanza brevi per poi lavorare assieme in una sorta di lavatrice che in 72 ore tra l'inizio dei lavori e la fine brucia energia a tutti i livelli. Sono stati contenti a Roma, sono stati contenti i tifosi di questo evento, abbiamo ricevuto rallegramenti anche da qualcuno che era più scettico, la risposta di Roma è stata importante, quella delle tifoserie al seguito delle 8 società, perché tutti i club partecipanti avevano tifoserie al seguito, è stata buona. Sappiamo tutti che da domani sul tavolo abbiamo le mancanze, gli errori, quello che si può fare di meglio, e si pensa alla prossima. Stefano, allora, prima di andare da Luigi ti pongo una domanda semplice, perché tu eri lì, poi hai un ruolo particolare, però sei un giornalista e l'occhio per il basket ce l'hai sempre. A proposito di occhio, si è ferito Freeman, un colpo subito da Cinciarini. Qualcuno ci scrive, tanti ci scrivono dando la responsabilità a Cinciarini come la volontarietà di fare male a Freeman. Posso chiederti un'impressione tua personale e in assoluto un'impressione che avete avuto tra colleghi nel contesto? Ma guarda, io ero a 4 metri dall'episodio, considerando il gesto estremamente scoordinato con il quale Cinciarini è saltato e poi è ricaduto. Pensare che l'abbia fatto con la volontà di colpire, e soprattutto perché, voglio dire, il colpo fa parte di uno sport di contatto. Il far male, se qualcuno ha la certezza che Cinciarini volesse far male, può tenersi stretta la sua opinione. Credo che sia un po' complesso, sinceramente. Concordo in pieno. Prego, Luigi. Ti chiedo, Stefano, per quale motivo, tanti sarebbero stati i momenti in cui sarebbe stato importante, per quale motivo l'instant replay non è stato utilizzato per questa finale, ma per esempio nella finale di Coppa Italia di A femminile è stato utilizzato? L'instant replay, primo, non è un obbligo,
per quello che riguarda questa realtà. Siamo stati noi della Lega a utilizzarlo, a inserirlo nelle finali dei playoff. Ci siamo resi conto che inserire a spot una tecnologia che poi di fatto non è nelle corde degli allenatori che non sono abituati ad usarli per tutto l'anno, degli staff che fanno fatica a mentalizzare la casistica perché hanno altri ruoli nel corso della partita, degli arbitri di Serie A2 che non hanno l'abitudine a utilizzarlo per le situazioni che lo prevedono o per le richieste dei club che magari per disabitudine chiedo di andare a vedere l'instant replay in situazioni nei quali la casistica non lo prevede. Quindi delle due, negli anni, ribadisco, non eravamo stati obbligati, siamo stati noi a pensare che a livello di finale potesse essere un contributo utile, ci siamo resi conto che forse si può anche giocare senza, perché poi alla fine i campionati sono stati assegnati in questo paese fino al 2014 senza instant replay. Sì, tu dici, anche in Serie A si continua a vedere situazioni in cui le panchine si agitano perché la partita, la tensione, lo stress chiedono instant replay in casi non previsti, i giocatori chiedono instant replay in casi non previsti. Quindi sinceramente non, la scelta è stata questa. E anche per le finali dei playoff faremo delle valutazioni, ribadisco, basate sullo storico. Ecco, questo è interessante, anche per una Fortitudo e una Forlì, ci stanno seguendo, vabbè, ormai con l'app ci seguono da dovunque. Però questa considerazione è importante. Se tu non lo usi in campionato, ha senso usarlo nei playoff? Qui parliamo di una singola partita, è uno spot ed è una cosa a sé. Nel playoff, a sensazione, oggi diresti ci sarà o non ci sarà l'instant replay? E due, sarà un vantaggio o uno svantaggio per squadre che già stanno disputando una buona stagione, ad esempio come Forlì, come la Fortitudo? So che può sembrare una domanda sciocca, però sai, magari dici quella squadra sta già andando bene, anche un trend arbitrale per ipotesi positivo, l'instant replay non si rivela un vantaggio. Intanto la prima domanda è, ci sarà o non ci sarà a sensazione? In questo momento non lo posso dire, perché comunque sia non dobbiamo mai dimenticare che Lega Nazionale Pallacanestro lavora su delega della Federazione Italiana Pallacanestro. L'organizzazione dei campionati è di Federazione Italiana Pallacanestro. Noi svolgiamo un ruolo di raccordo tra la Federazione Pallacanestro e i club e, ribadisco, siamo stati noi a dire ci piacerebbe mettere questa tecnologia in occasione delle finali. Non devo neanche dimenticare, perché non voglio passare per ipocrita, che quando l'abbiamo fatta avevamo una finale, adesso abbiamo due finali. Quindi l'impegno organizzativo, logistico, di tecnologia ed economico non è irrisorio. Ma al di là di questo, parleremo, come è sempre stato fatto, con la federazione e si faranno valutazioni. Se riferimento è la situazione di Cinciarini, perché adesso io vorrei capire il perché si parla di instant replay, per determinare se il contatto tra Cinciarini e Freeman è volontario con l'idea di far male? Io, guarda, chiedo, sì, si parla di questo, ma evidentemente. No, se potesse essere un fallo antisportivo o no? Io credo che la situazione di gioco di Cinciarini, allora, o Cinciarini volontariamente abbassa violentemente il gomito sapendo che lì sotto c'è Freeman per colpirlo, posso essere d'accordo. Le immagini che abbiamo rivisto a replay, la partita è su RaiPlay tra l'altro, si può rivedere, nel dubbio non sciolgono questa situazione. Quindi ribadisco, se qualcuno ha la convinzione che Cinciarini ha fatto tutto questo volontariamente, ne ammiro la pervicacia nella sua ipotesi, no, ma dimostrarlo hai ragione, difficile. Hai ragione Stefano, l'unica cosa è che magari un instant replay, abbiamo visto, potrebbe considerarlo un movimento non
automatico, non... Qua fai fatica a dare antisportivo, No, io... Però voglio dire, il concetto però è semplice. Però le braccia o sono larghe, le braccia Stefano sono... dice una cosa molto logica. Sì, 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 certo. Non l'abbiamo mai usato. Perché dobbiamo mettere arbitri, dirigenti e giocatori in condizione di usarlo se non si sono preparati per un'intera stagione alterando certo. un equilibrio che si è creato? Io francamente non riesco a dare torto. Rivedendo il replay, l'abbiamo mostrato 10 volte, io onestamente non riesco a vedere... Di sicuro la volontà di entrare con un'unghia nell'occhio dell'avversario, quello ho detto ci vuole un chirurgo, ma non riesco a vedere la volontà di fare male, ma no, poi questo... difendersi, sbracciare. No, certo. Io non riesco a vedere neanche il fallo antisportivo. Ecco, questo... Guarda, però... A proposito, c'è un messaggio per Stefano, dicono Stefano, gran persona, merita tanto, un caro saluto da Luca Alberti. Ah, grazie, grazie, grazie Luca. Vai pure Luigi, prego. No, no, non è che per forza uno deve fare, prendere un antisportivo perché sta cercando di fare male, ma quando un fallo viene fatto anche non per cercare la palla, può essere considerato. Quindi, ci sta. Allora Stefano, ti riporto al tuo vecchio ruolo di giornalista di Superbasket. Abbiamo parlato un po' di Virtus, abbiamo sentito Luca Banchi, è vero che abbiamo messo in primo piano la Lega 2 e la Fortitudo, però c'è una Virtus che va a perdere la supplementare a Pesaro. Cosa mi dici di questa Virtus? Allora, domanda di una complessità enorme, anche perché mentre la Virtus perdeva a Pesaro, io sinceramente ero in tutt'altra faccenda. Lo faccendato. So. Avevo una finale di Coppa Italia, quindi capisci che... È ovvio. Ma sai, questo è anche un momento di stagione dove, ma succede, voglio dire, succede anche in A2, proprio tra chi magari ha giocato la Coppa Italia e chi invece sta rimettendo a posto le fila in vista della volata delle ultime 5 giornate di orologio e poi dei play-off. La Virtus è una squadra che ha una stagione europea clamorosamente intensa, perché quando si parla del numero di partite sappiamo che l'esplosione delle partite è figlio delle decisioni prese da Eurolega, no? Okay? Che ha aumentato le gare, ha aumentato i back-to-back settimanali, 4 partite in 8 giorni. Quindi questo è un momento in cui proprio secondo me nell'ambito di una stagione si affrontano proprio da una parte, nel caso di Virtus come di Milano, squadre che hanno una stanchezza psicofisica importante, spesso devono lottare con degli infortuni, devono capire come evoluirà la prossima la stagione, che nel caso della Virtus può essere il playoff, può essere il play-in, e nel caso di Milano magari fare ad esempio banalmente scelte sull'organico, perché l'organico di squadre che fa l'Eurolega obiettivamente è spropositato. Se poi la tua stagione finisce lì, guardi solo al campionato e ci sono dei giocatori su cui hai dovuto fare delle scelte, le regole di eleggibilità sono diverse e quegli stessi giocatori che magari non si sentono tanto considerati ricevono altre offerte. Quindi è un momento molto complesso nella gestione del club e soprattutto di persone, perché parliamo di persone alla fine. Verissimo, dall'altra Stefano. Parte Pesaro sa che ogni partita è vita o morte, vuole evitare la retrocessione, se la gioca con Treviso, dall'altra parte c'è Brindisi che qualche partita ha iniziato a vincerla, e quindi vita o morte, il peso specifico di partite come questa è molto più importante per Pesaro che per Bologna, perché nel momento in cui la Virtus metterà a fuoco il cammino di playoff, è una squadra talmente lunga, con delle idee molto chiare, che ha trovato in Luca Banchi una guida serena e molto ben focalizzata sull'obiettivo, che la Virtus può vincere su tutti i campi. Stefano, no, io ti ringrazio davvero e ti faccio ancora complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie a voi. Grazie, ciao, Stefano, grazie. Valenti, qualche consiglio dalla regia e poi torniamo per parlare sicuramente di Virtus. A tra poco. Per la cura dei tuoi capelli affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ciao.
Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. La nuova creazione di Chiara Manzi è il ristorante Libra Cucina Evolution, primo ristorante al mondo di anti-aging Italian food. Si trova nel centro di Bologna ed è meta per tutti coloro che vogliono mangiare bene mantenendosi in forma senza rinunciare al piacere e al gusto della buona tavola. Cosa facciamo? Prendiamo i piatti buoni, buoni da morire, e li rendiamo buoni da vivere. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Di nuovo in studio con Sport Club e arrivano tanti messaggi ancora sulla Fortitudo e qualcuno dice anche, credo molto in maniera equilibrata, dai ragazzi, solamente pensare a un possibile fallo antisportivo di Cincerini direi che siamo alla follia. Maurizio da Calderara, Virtusino, PS con Aradori e Freeman, la Fortitudo meritatamente vinceva, forse anche solo con Freeman per come stava andando la partita. Esonero corso di Trapani, una follia, dice Andrea il Tornitore, e potrebbe arrivare Repesa. Che Cincerini sia sempre stato ruvido non è una novità, che l'abbia fatta apposta non è dimostrabile, anche se contava zero le due assenze hanno pesato, già in campionato l'abbiamo buttata via noi. E ok, a questo punto Virtus, le cose non vanno perché è arrivata una brutta sconfitta a Pesaro. Io credo che si debba prendere atto del fatto che quando ti ritrovi a giocare con Paiola e Mascolo
tu oggettivamente, se non hai Hackett, hai una coppia di play, posso dire con affetto, veramente un secondo e un terzo play, con potenzialità offensive irrisorie, perennemente battezzato Paiola. Per forza, Paiola, se non ha troppe responsabilità, è un giocatore fantastico. In difesa? Sì, un buon attacco, passatore, no. Sì, un sì. Buon passatore, è un buon play. È un secondo, è un cambio. Però se deve tenere tutta la responsabilità sulle sue spalle, fa molta fatica. E Mascolo, francamente, posso dire, no, Paiola giocava 0 su 4 in lunetta, veramente deludente. Cioè, era un giocatore a Tortona con altri numeri. Qui veramente, quando è chiamato all'opera, fa molta fatica. In un'altra squadra. Vale noi juniores. Con altre aspettative da parte anche dell'altra squadra, ma se tu ti ricordi Paiola, le partite più belle le ha fatte anche l'anno scorso con Teodosic, cioè quando c'era Teodosic, non quando non c'era Teodosic e lui era costretto a caricarsi la squadra sulle spalle. È ancora molto giovane e se raddoppiato Paiola fa molta fatica. Ok, poi io parlerei un po' del mercato, perché è un dato di fatto che Coxi sia infortunato, quindi fosse da sostituire. Zizic è stato accolto benissimo, come un bel colpo, ma oggettivamente non stia facendo niente di speciale. E il mistero Lomas, che fa bene in nazionale, allenato da Banchi, e praticamente è impalpabile quando gioca in maglia Virtus. Motivo? Io non ho idea, questo bisognerebbe chiederlo a Banchi, perché l'ha voluto lui, lo considero un giocatore importante per la sua squadra nazionale, però ma lo stesso Zizic sembra il fantasma di quello che abbiamo visto giocare in Turchia, sembra un altro giocatore, e non è che Ergin Ataman sapesse farlo giocare perfettamente, invece Banchi ha dimostrato di essere un signor allenatore, quindi non riesco a capire. Mi aspetto però uno Zizic che prima o poi viene fuori in questi ultimi mesi che rimangono per la fine del campionato. Magari viene fuori proprio nella partita di domani, no? Sì, alle 19 a Kaunas. E per la cronaca, Zagiris, che ha perso una sola partita in casa con l'Olympiakos da quando è arrivato Trinchieri. Da quando è arrivato Trinchieri, come diceva Banchi nell'intervista, è una squadra che sembra inaffrontabile. Quindi Trinchieri forse ha perso la prima. Ha perso in casa con l'Olympiakos due settimane fa. Sì, ma è riuscito a vincere delle partite in Eurolega che nessuno si poteva aspettare. Quindi sarà sicuramente senza Hackett e Cordigné sarà una montagna molto molto. Tu ricorderai, ricca. È vero cosa ti dissi io in radio prima della partita con Valencia? La Virtus batterà Valencia, poi secondo me è grassa se ne vince un'altra. Due si festeggia. Noi pensavamo lo Zalgiris che potesse essere affrontabile, certo che senza Hackett e Cordigné, ma questo non potevamo saperlo, e il Baskonia. Ah, Baskonia è una squadra che segna dei 90 punti a partita, uso ridere, Se viene in qui questo momento, e ha l'obiettivo di andare nei playoff, nei play-in, Baskonia viene qua a darti fastidio mica poco. In questo momento ci baciamo i gomiti se entriamo nei play-in. Ah beh, io i play-off li ho già messi da parte, tu ricorderai. Però anche... Però come cambia, due settimane fa parlavamo di play-off. Sì, diciamo che voi ne parlavate, io scommettevo sui play-in invece e pagavo la rata della macchina. Ma giocava benissimo la Virtus. È da un po' che non gioca benissimo la Virtus. Ricorderai quella fase brutta, Efes, Fenerbahce, Maccabi, lì fece malissimo. Prima giocava bene, poi ha avuto un buco nero di un mese, ha recuperato il passo, ma non è mai più tornata alla squadra di prima. Guarda, e sono cresciute le altre. Tu che segui tanto anche nel programma di Sabrina il calcio, tu ti aspetteresti un crollo così del Bologna, che oggi è in Champions League e poi si sfoglia e si dissolve e finisce nono? Beh, chiaro che tu vai sempre a fotografare un momento, cioè io ho sempre ritenuto questo organico meno competitivo dell'anno scorso, ve lo dico sinceramente. Quello della Virtus. Sì, sono rimasto sorpreso perché Banchi ha fatto veramente miracoli, ha creato una squadra, non è una cosa banale,
però non solo per me aveva dei limiti, perché poi Teodosic spesso lo rimpiangi. Io onestamente, se mi dici prendi Shaité o prendi Checocchio, prendo Shaité, questo ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, e purtroppo se questo è Zizic prendo Shaité e non Zizic. Ma soprattutto tu hai dato via Smith, hai preso Lomaz, hai preso Dobrić, che è abbastanza impalpabile, molto, insomma, meno. Posso dire, specie in questa trasferta ci faceva comodo Smith. Insomma, secondo me hai peggiorato la squadra, eh? Io ritengo che Ronci in questi anni abbia fatto buonissime cose in Virtus. È un amico da 20 anni, però se mi dite la campagna acquisti nel periodo dell'infortunio di Kekoc è stata positiva, sulla carta sì, perché Zizic per Kekoc tu hai fatto, secondo me, un upgrade. Lomas Smith, io non sono così convinto a priori che tu avresti fatto un upgrade, ma hai fatto un downgrade perché Lomas è diventato impresentabile. Sì, però se Zizic era quello che avevamo visto in Turchia, tutti... Ma infatti è stato un signor acquisto. Era un signor acquisto, esatto. era un colpaccio. Perché c'è... ti andava a rinforzare un reparto di cui la Virtus aveva perché veramente bisogno. Perché adesso criticano bisogno. Ronci, ma quando è arrivato Zizic, tutti a dire, addirittura c'era qualche, posso dirlo, mezza figura che godeva dell'infortunio a Kekoc perché arrivava uno più forte. Che è squallido che tu gioisca dell'infortunio di un tuo giocatore. Però c'era chi gioiva. Certo. Perché dicevano, oh, così è arrivato uno più bravo. Nessuno ha detto Zizic è scarso. Ecco, io francamente da Lomas mi attendevo di più, perché il nazionale è un'altra cosa. Io penso tutti ci aspettavamo di più, anche perché in trasferte come questo, ti ho appena detto, con Cordinier e Hackett fuori gioco. Io penso che la Virtus perderà anche domani, questa è la mia idea, non sarà l'unica partita che perderà da qua alla fine. Secondo me i nodi sono venuti al pettine. Inciderà tanto l'ultima partita vedere quali saranno gli obiettivi di Baskonia, perché secondo me tante altre partite saranno complicatissime, perché questa Virtus è in calo. Ovviamente sono pronto a festeggiare una vittoria, ma io vedo una Virtus in grande difficoltà. Ok, in campionato si sa, la Coppa logora, ma in Europa, cari signori, i nodi stanno un po' venendo al pettine, non perché perdi di 15 con Real, ma perché effettivamente anche le altre sono salite di livello. Comunque, abbiamo terminato la nostra puntata di Sport Club, non fidatevi di quello che dico, magari domani la Virtus vince di 20 e noi festeggiamo tutti, questa è la cosa più bella, però ci sta di dare le proprie opinioni, se no che facciamo? I democristiani vogliamo essere noiosi, diciamo quello che pensiamo e magari sbagliamo, fa parte del gioco. Grazie Luigi Balduini, un saluto ancora Max Cocchi, oggi influenzato, lo ritroveremo lunedì, e un saluto a tutti voi, grazie per averci seguito. Alla prossima.